Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto il primo di quattro video di quella che possiamo chiamare una miniserie, nella quale andiamo ad analizzare quelle che sono le 5 carte migliori per quanto riguarda il meta di quest'anno, ruolo per ruolo, che ho avuto la fortuna di andare a testare. Quindi, come primo reparto, andiamo ad analizzare i portieri. E per quanto riguarda i portieri, raga, il consiglio che vi do è quello di provarli perché sono probabilmente il ruolo più ambiguo di FIFA. Infatti c'è un portiere che magari ad una persona può rendere, lo stesso portiere ad un'altra può fare delle cappellate pazzesche. Quindi non prendete mai per assoluto i parametri per quanto riguarda di valutazione sui portieri perché questi possono variare. Direi che possiamo partire subito con il primo portiere e si tratta del buon Marc-André Ter Stegen nella sua ultima versione che è uscita, la versione IF 92 che io ho avuto la fortuna di piccare e io credo che questo sia in assoluto il numero uno tra i portieri. Fa delle parate pazzesche quando alle volte avete già posato il pad e fatto un torsacco perché ricaricare le batterie e riprendere a giocare. No, lui caccia il miracolo e essendo molto alto, insomma, riesce ad arrivare sia sui tiri a giro sia sui tiri da lontano. Spesso e volentieri negli uno contro uno fa la parata di piede, riesce a fare delle animazioni che, credetemi, ho visto fare solamente a lui. Un'altra caratteristica molto importante di Ter Stegen è che è rapido quando lo spostate in porta con R3 e appunto avendo lunghe leve perché è alto comunque 1,87 m, anche se non è altissimo, comunque per essere un portiere, ha un'animazione quando lo fate uscire, soprattutto per andare a contrastare i giocatori avversari scivolata che magari sono in campo aperto, che spesso e volentieri vi salva veramente la situazione. Questo qui ha un altro fattore importante, oltre ad avere un ottimo rinvio, ad essere anche bravo coi piedi, questo qui magari vi dà la possibilità di andare a sbloccare quella che è l'intesa con Boateng, che è un giocatore molto valido e di conseguenza vi può permettere appunto di riuscire ad ibridare quella carta lì. Anche per Neuer sicuramente ci troviamo in presenza di un ottimo portiere. E appunto il problema rimarrebbe solamente l'ibridabilità qualora non abbiate Boateng, qualora non abbiate Icon, ma anche lui molto molto valido. Un altro portiere che secondo me se la batte per il ruolo di migliore del gioco è il buon stupito perché io avevo provato la versione base 89 e quella candidato Toti che vabbè poco differisce, però avevo provato anche quella e devo dire la verità mi avevano veramente fatto triggerare perché insomma parate miracolose non ne faceva, anzi spesso sbaccannava l'intervento in maniera imbarazzante. Quindi quando andai a provare sto Alisson ero piuttosto scettico e invece vi dico che si comporta veramente veramente bene, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno e in più anche nelle situazioni di tiro a giro, in quanto riesce ad arrivare a togliere la palla veramente anche da sotto al ferro e vi dà anche la possibilità di linkare il buon David Luiz qualora l'abbiate sbloccato. È molto forte quest'anno, è Van der Sar, così come lo era l'anno scorso. In più, questo secondo me risulta essere forte bene o male in tutte le sue versioni, quindi se avete avuto la fortuna di sbloccarvelo con gli swap quando è uscito all'epoca, secondo me vi siete portati a casa un portiere sicuramente da endgame. Direi di concludere questo rapido excursus sui migliori portieri con il buon De Gea, SBC, uscito recentemente, il quale è stato perché il buon Daniele Principe utilizzava il Footmas fino a poco tempo fa e questo mi aveva insospettito e incuriosito proprio al riguardo di questo 92 per vedere se effettivamente fosse una versione migliorata. E vi devo dire la verità che sto De Gea aveva veramente sorpreso in positivo. Anche lui, al pari dei suoi colleghi, riesce veramente a essere decisivo in alcune occasioni nelle quali
vi siete già resi all'idea di dover prendere colli. In particolare, anche lui è molto molto agile quando lo spostate con l'R3 tra i pali. In più, anche in uscita si comporta bene e riesce a fronteggiare molto bene gli uno contro uno. Soprattutto la sua parata è spaccata e è molto molto efficace. E quindi, ragazzi, salutarvi e darvi appuntamento ogni giorno in live dalle 12 alle 16 su Twitch. Bella raga, un saluto.